quindi entrano su Bro... Scritta morta! Oh! Oh! Ragazzi, oggi mi vedete con un tono di voce un po' diverso dal solito. Non è la solita intro scherzosa, divertente, perché oggi, signori, potremo finire nei guai seri. E non sto scherzando, perché sicuramente avete letto il titolo, avete visto la copertina, avrete visto anche la pre-intro prima. Ragazzi, oggi andremo a provare delle versioni di Brawl Stars veramente maledette. Ma delle versioni, cioè, ragazzi, voi non avete veramente idea di cosa andremo a vedere oggi. Ma prima di entrare in mood horror, dai, su, perché sennò veramente ci cascano le sbelotas. Io mi chiedo, e allora... Prima io sto facendo un game per comunque ricordarci com'è il nostro Brawl Stars, capito? Tutto bello carino, tutti i colori, eccetera. Ora però se la mia... Ragazzi, parla e ferma, ragazzi, potrei veramente diventare, non lo so, un bomboclat. Allora, liti il coso così ci difendiamo la gemmozza. Perle, ah, fai emoji, Perle. Ragazzi, ma è il bot che sta giocando palesemente, vedete, tira dritto. Porca miseria, ma non ho parole. Io mi volevo fare un game... Bello tranquillo, mi va a killare, calma. Comunque stavo dicendo, oggi andiamo a provare un sacco di versioni horror del gioco. Ma vi ricordo, signori, che se volete provare a vincere un Brawl Pass Plus, incredibile ma vero, iscrivetevi al canale con la campanella. Vabbè, è persa. Iscrivetevi al canale con la campanella, lasciate un like sotto a questo video, commentate col vostro ID di Brawl e followatemi su Insta, ragazzi, che arriveranno un sacco di contenuti esclusivi. Sì, vabbè, noi abbiamo... Io sono molto agitato oggi. Ma poi sto pure giocando Ranked perché volevo fare una partita al volo e vinciavamo easy, invece niente. Guarda qua, stiamo prendendo le pizze. Mamma mia, certo che mi devo veramente prendere i compagni stupidi. Cioè il mio compagno, Perle, il mio compagno è, non lo so, horror da quanto fa schifo. Però adesso sembra giocare, speriamo, ragazzi. Ho capito, va bene, ci sta. Col colpo mi è arrivato dalla Tanzania, evidentemente. No, ragazzi, ma è il bot. Raga, ma è il bot che sta giocando. Ma è morta Anita. Ma cosa sta succedendo? Ragazzi, ma perché mi hanno matchato con dei... Vabbè. Non voglio essere offensivo, per carità. Mamma mia, ma cosa sto vedendo? Ma ragazzi, facciamo che mi sa che vi taglio questi game, perché sono veramente un qualcosa di ripugnante. Cioè, io ci sto pure provando, raga, ma è non ho un team. Vabbè, ragazzi, che dire, cioè, ci sta, nel senso, lo fa, tendono a farlo, quella è la cosa, tendono a farlo. Io vi giuro, non ho parole per descrivere. Sì, Nita, usa l'hyper, brava. Vabbè, signori, abbiamo perso la partita, ma meglio, cioè, perché veramente giocare con questi mi viene il magone al culo. E adesso però tocca andare nelle versioni horror di Brawl Stars. Vabbè, ciao, arrivederci. Solo per curiosità, mica per altro. Io ho fatto un 8, però c'è 0,9. Beh, comunque ci sta, voglio dire. Ci sta, sì, sì, ci sta, ci sta. Andiamo nelle altre versioni che forse è meglio. Ragazzi, siamo ufficialmente dentro una sorta di Brawlstars.exe. Raga, mi ricorda un sacco Sonic.exe. Ci abbiamo fatto un video sul secondo canale. Cosa? Ma raga, cosa devo fare? Ma non è Brawlstars, allora, quella è Shelly. Ma devo schivare i cactus? Ok, sì, ma è questo il gameplay. Che gameplay emozionante. Allora, saltiamo qua così. Jump on the tua mamma. Perfetto, perfetto, perfetto. Ma si può anche sparare? Non lo so. Allora, sì, devo dire che, allora, raga, la grafica è veramente ripugnante, se devo essere sincero. Ma allora noi dobbiamo sparare ai bot. Ah, ma possiamo anche skippare. Ok, skippiamo il tutorial e dovremmo entrare nella... Metti un nome. Bomboclat. Ok, mi vado a chiamare Bomboclat. Allora, scusate un attimo, intanto abbiamo... Oddio. Ma raga, qua ci sono le mega casse e le cassine. Ma che cos'è sta roba? Intanto fatemi... La lingua c'è italiano? No, abbiamo inglese e una lingua strana. Abbiamo lo shop con, allora, delle monete a token double. No, non sono delle monete. E qua, ragazzi, se andiamo a vedere delle pubblicità, ci vanno a dare delle casse. Ora lo andiamo a fare, però vorrei capire. A get more token, va bene. Qua abbiamo le modalità... No, raga, però è veramente inquietante questa cosa. Cioè, allora, Shelly non si può girare. Abbiamo 34 brawler. No, ma ragazzi, ma guardate le foto profilo. Ma che cos'è sta roba? Ma raga, ma perché Ambra si chiama Burger? Vabbè, non me lo... Vabbè. Qua abbiamo... Penso sia Buzz, sì, Based. Brufus si chiama Dodge. Wallet, molto strano. Però, raga, veramente certe immagini in profilo. Guardate questo, chi è? Ah, Bibi, ok. Ma, madonna mia, Frank, quanto è inquietante. Allora, calma. Andiamo a vedere una pubblicità. Ok, siamo qui davanti a una cassa veramente molto, molto inquietante.
Andiamo ad aprirla, raga, non so cosa dirvi. Vediamo un po'. Abbiamo 3 scrip, 1000 monete, la madonna. Tantissime monete, 3 scrip, 500 shelly. Ma mi sembra un po' tanto. Raga, c'è lo skip luminoso. Guardate in basso a destra. No, raga, 2 skip luminosi. Andiamo a vedere. What the fuck? Madonna mia, ragazzi. Cioè, ma è inquietantissima come cosa. Allora, sblocchiamo Penny. E questo dovrebbe essere Carl. Qua si chiama Car. Vabbè, ok, molto interessante. Di token doubler e 6 gemme. Vabbè, ce le portiamo a casa. Ora noi possiamo andare a potenziare No, vabbè, ragazzi, però è veramente inquietantissima questa cosa. Livello 7, ma c'è pure il gadget. No, ma non ci posso credere. Ah, lo possiamo solo sbloccare dalle casse, va bene. Io direi di andare con Shelly a giocare in gem grab. Vediamo cos'è, perché il tutorial non mi sembrava troppo Brawl Stars. Ragazzi, ma... ma... ah, ma proprio non è Brawl Stars, ma è un gioco strano. Sì, però, raga, ma mamma mia, che inquietudine. Ma in realtà non è che mi inquieta tanto, cioè più che altro mi fa ridere. Ma scusate, ah, se io sparo... ma scusate, ma Gemgram, non dovrei prendere le gemme, cioè, no. Boh, cosa? Ma cosa? Ma beh... ma ragazzi, scusate un attimo. Ma tipo, ma Dio mio, avevo dei palloncini, ma dimmelo prima, ma non mi spiega le funzioni del gioco. Allora, salta qui un attimo, ora, con calma, ma poi tutte queste musichette horror in sottofondo sono abbastanza inquietanti, devo essere sincero, qua così, ok, sali, sali, oh, madonna mia, mamma mia, ragazzi, ho sbagliato tasto. Vabbè, io tornerei un attimo indietro, ma raga, io ho quittato la partita e mi ha dato delle coppe. Veramente un gioco incredibile. Brawl Box. Attenzione. Uno skip solo. Abbiamo Car. Vabbè, poteva andare meglio decisamente. Ma poi più che altro il gioco in sé, raga, non è troppo poroso, ma il come è fatto, cioè, mi metto un po' d'ansia, devo essere sincero. Allora qua abbiamo i gettoni. Vabbè, ma io volevo andare a prendere. Ah no, l'abbiamo già usato, peccato. Allora io direi di andarmi a aprire una mega cassa guardando la pubblicità. Torno subito. Allora, mega cassa davanti a noi. Vediamo cosa abbiamo. 4 skip, un po' meno di oro. Forse quella di prima era l'Omega Box. Comunque, attenzione, dovremmo avere skip luminoso? Eh sì, perché abbiamo 3 brawler. Ah no, abbiamo anche Nita adesso. Cioè, ma sono pure sfigato in questi giochi. Ma non è possibile. Cioè, mamma mia. Beh, raga, io non so cosa dirvi. Cioè, nel senso, dobbiamo continuare a provare il gioco? Cioè, aspetta, c'è un'altra modalità. T-Buzz, proviamola. Penso che sarà sempre la stessa cosa, però non lo so. Allora, veniamo generati da questa cosa con una musichetta sempre horror. E dobbiamo saltare. Sì, diciamo che è sempre la stessa cosa. Non è proprio Brawl Stars, però diciamo che con... ah, ma puoi anche spaccare. Ma saperlo prima era molto più semplice. Che pizza. Allora, fai così, bang. Fai sbad e bang. Oh, ah, ma prendi da... oh! Perché? Perché quello mi ha fatto più male? No, 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 no. Qua c'è qualcosa che non va. Ah, ma questo tipo mi sa che... ma vai a capo. Ragazzi, allora, io direi che per... ma scusa, ci sono anche le classifiche. Come il Dash ID? No, 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 qua mi stanno hackerando. Allora, io direi che per questo primo gioco possa bastare. Bomboclat rimarrà in questo gioco per sempre. Direi di andare a cambiare gioco perché questo ne ho già le palle piene. Allora, abbiamo un po' di scritte in russo. Cosa ho appena vi... raga, allora, anche qua Bomboclat, perfetto. Io volevo chiedere, no? Oddio, abbiamo... i regali giornali, questo sembra fatto bene. Ma è veramente molto inquietante, posso dirlo? No, ma non posso trovare Among Us. Ma ragazzi, ma questa cosa ma non fa paura. Ma cosa sto vedendo? Ma raga... ragazzi, cosa cavolo è sta cosa? Ma raga, ma 192 brawler! Ragazzi, 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 perché c'è Mike Wazowski lì al centro? Perché c'è Mike Wazowski? Ma allora, ma scusate un attimo, ma io devo fare un game a questa roba, perché io non riesco a capire. Bumble Jump, Bumble Pong. Ok. Cosa? Ah, ok. Ma siamo contro uno? Eh sì. Ma sono un fenomeno, mamma mia. Ma ragazzi, ma stiamo giocando... ma non capisco. Ma scusate, ma poi perché è tutto russo? Ma questo non è un horror! Oh! Non lo so, cioè era molto più horror quello di prima. Però ha una parte horror anche questo, devo essere sincero. Ma scusate, ma fino a quando devo giocare contro questo essere? Perché mi sto un po' rompendo le palle. Ma poi il mio personaggio è la pallina. Cioè non è un personaggio tipo Brawl, è solo una pallina. Ma cosa cavolo? Vi giuro, ragazzi, io non...
non riesco a capire, cioè è veramente particolare come cosa. Sì, vabbè, ma io sono troppo forte. Ah, ma sono contro la CPU. E torno indietro, ok. Se faccio Bumble Jump... Cosa? Ma ragazzi... Ma cosa sto vedendo, ragazzi, ma... Boh! Cioè, ci sta che non siano uguali a Brawl, anche perché sennò prenderebbero una querela, ma... Capite che c'è qualcosa che non... No! Che palle. Poi allora abbiamo il... Penso il pasta. No, questo è il, tipo il cammino dei trofei. Qua chi è questo? Ma mi sembra un gatto strano, va bene. E qua ragazzi c'è un Bomboclat. Molto molto bene. Abbiamo le casse. E 35 già... Ragazzi ce le abbiamo. Allora calmi tutti quanti. Che cassa apriamo? No no no, io devo aprire cassa del gorilla. Ma cosa cavo? Monete? Gioco dell'anno. Vabbè ragazzi, questa facciamo che è una piccola parentesi, perché non è horror. La cassa di Minecraft. Ma ragazzi, ma cosa sta succedendo in questo video? Vabbè, facciamo che andiamo al prossimo gioco. Cioè, cosa che... Però, oh, era carino da vedere. E signori, cercando nel web, ho trovato un video che rappresenta come potrebbe essere Brawl Stars più 18, ovvero la versione horror. Guardate qua ragazzi, allora abbiamo... Qua che parte Supercell con la scritta Die, ovvero morte, con la roba di compleanno. E guardate qui raga, mamma mia che roba. Allora, non vorrei sbagliarmi. Allora, questo mi sembra molto nel primo, ma guardate come sono distorti i suoi occhi. Cioè, madonna, c'è una cosa come 1, 2, 3, 4 occhi. Tutto zombie, tutto distrutto. Lo sfondo sembra anche, ok, questa ragazzi, questa è Ems. Questa è palesemente Ems, però potrebbe essere anche Tara. Sapete che sinceramente non so, allora, mi sembra più Ems, però non lo so. Scrivetemi nei commenti. Ma poi qua si chiama Brawl Scars. Abbiamo finalmente trovato un gioco per il Gigi, molto bene. No, però a parte gli scherzi, signore, è veramente molto molto inquietante. Voglio sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti. Allora, a me piacerebbe vedere un Brawl Stars horror, sapete, sarebbe molto figo. Però diciamo che giocare tutti i giorni a un gioco così sarebbe molto inquietante. E invece qua abbiamo delle pose di Brawl Stars più 18 che non ci dovrebbero essere nel gioco. E abbiamo Mandy che ha appena ucciso Chester. Ma povero Chester, cioè... Non è stato lui! E gli ha tirato un colpo. Vabbè, oh, ci può stare. Dai, questa è anche carina. Abbiamo Ash e... Ma raga... Ma no! Ma povera Piper! Ok, Bibi e Colette cosa fanno? Bibi che prende la spa... Ragazzi, ma questo doveva essere un video horror. Ma cosa sta diventando? Cosa fa? Ma lascia stare... Oh, Mandy, siamo già alla seconda, eh. Gas e Squeak? Bello! Non rompergli il coso perché veramente mi arrabbio. Ragazzi, ma alcune sono veramente belle, sì. Non proprio da un gioco comunque non per più 18 anni, perché ragazzi queste cose c'è... Un 8 bit che picchia una povera signora, come bello, non è proprio bello da vedere. Però fa ridere, qua abbiamo il signor... Bravo Ash! Ash che picchia Edgar! Ora, perché è arrivato a questo punto del video, voglio qua sotto nei commenti... Bravo Ash. Ecco, magari Colette potevi anche non picchiarla, Però mi accontento di Edgar. Signor Carle... Signora Piper, lei non può imbruttire tutti. Qua abbiamo invece... Oh, ma Colette sempre lei, poveri... Povera, ma povera Colette, ma è la quarta volta... Ma Sprout! Boh, veramente strano, devo dire. Attenzione, qua abbiamo forse qualcosa di... Con il nostro Stuor, vabbè, lei che gli tira la cosa perché hanno perso. Stuca ha perso la testa. Oddio, un po' inquietante, posso essere sincero. Ma direi un attimo di discostarci da tutto e andare a fare un game. E ho startato la sfida, quella di Gas, così tanto per fare un game con voi, anche perché volevo un attimo distaccarmi da questo horror molto particolare. Allora, beh, diciamo, allora, il primo gioco effettivamente era abbastanza horror, C'aveva tutte quelle... Quelle cose tutte strane. C'aveva quelle foto profilo veramente inquietanti. Però ragazzi, alla fine era un giochino un po' stupido. Il secondo era proprio un meme completo, ve lo dico. Però vi ripeto, secondo voi ragazzi, ve lo volevo chiedere questo. Perché con l'arrivo della lore di Brawl, che vi ricordo non sarà nel prossimo aggiornamento, che ci sarà sabato, vi ricordo che saremo in live, bla bla bla. Ragazzi, cioè, potrebbero mettere qualcosa di horror? In teoria lo faranno, perché comunque lo Star Park, ragazzi, ha tante...
ha, diciamo, tanti ambiti horror. La storia che in teoria c'è dietro Spike, che lui sa tutti i segreti dello Star Park e per quello gli hanno tagliato le corde vocali, ed è per quello che Spike non parla nel gioco, non so se lo sapevate. Cioè, ci sono veramente un sacco di storie horror. Secondo voi questi giochi potrebbero diventare horror? Cioè, ragazzi, tipo il primo gioco che abbiamo visto oggi, a me, a parte che era un po' storto e quindi faceva anche ridere, un po' cagar sotto ti fa, perché ci sono delle foto profilo di Brawler veramente inquietanti. Ma nel mentre vinciamo la prima partita senza indugio con Segugio in questa bellissima tournament di gas. Vabbè, dai, ci prendiamo uno star droppino giusto per finire il video proprio in bellezza. Voilà, andiamo a ritirare qualcosa di bello? Zero, lo schifo, vabbè. Signori, spero che il video oggi sia piaciuto. Mi raccomando, se avete altre cose horror da farmi vedere, mi raccomando, fatemelo sapere. Magari anche dei video da reagire, come oggi, dei giochi da giocare. Ce ne sono veramente tantissimi. E noi ci vediamo in prossimi video. Anche perché comunque, sapete, tema Halloween, sarebbe bello fare altri video così. Ciao ragazzi.